Ballando con le stelle, caos dietro le quinte. I finti cugini di campagna scatenano il panico. Perché? Ieri sera si è consumato un piccolo dramma all'interno dell'auditorium del programma. Ma l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha impedito che accadesse il peggio. Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Ballando con le stelle. E tra il trionfo clamoroso di Bianca Guaccero e le solite bordate di Selvaggia Lucarelli, il vero show si è però consumato dietro le quinte. Pare infatti che nell'auditorium dove era in corso la diretta, a un certo punto, si siano infiltrati alcuni buontemponi travestiti da cugine di campagna. Ma quella che sembrava una gag innocente, ha rischiato di trasformarsi all'improvviso in un'emergenza molto seria. Come ha documentato nelle sue storie Instagram la stessa Lucarelli. Vediamo tutti i dettagli della storia qui sotto. Ballando con le stelle, caos e panico dietro le quinte. Panico a Ballando con le stelle. Nella puntata di esordio di ieri sera, in apparenza tutto è filato liscio davanti alle telecamere. La solita, pungente Selvaggia Lucarelli si è presa la scena sollevando una gustosa polemica con Sonia Bruganelli. E Milly Carlucci ha gestito come sempre, in maniera impeccabile, tutti i momenti chiave della serata. Per questo nessuno poteva immaginarsi quello che stava accadendo in contemporanea, dietro le quinte del dance show Rai. Stando al racconto della stessa Lucarelli, durante la diretta di ieri sera un gruppo di ignoti si sarebbe introdotto all'interno dell'auditorium. Erano travestiti in maniera impeccabile da cugine di campagna, e hanno portato con sé delle valigie molto sospette. Quando poi le suddette valigie sono state abbandonate nei bagni, è scattato l'allarme rosso. Gli oggetti avrebbero potuto contenere qualcosa di molto pericoloso. Casino all'auditorium, ha scritto Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Instagram, ci sono dei finti cugini di campagna che sono entrati con valigioni, poi abbandonati nei bagni. Ora polizia e carabinieri li stanno schedando. Dopo attimi di panico, la situazione si è normalizzata grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine. Poi, a raccontare al popolo del web l'epilogo della vicenda, ci ha pensato il giornalista inviato della Volta Buona Domenico Marocchi. Su X, ex Twitter, Marocchi ha spiegato ai curiosi qual era il reale contenuto delle valigie introdotte in auditorium. C'erano solamente parrucche, zeppe e paillettes, a quanto pare. Tutto il necessario per impersonare alla perfezione i cugini di campagna. Che nel frattempo si stavano esibendo sul palco e sono rimasti all'oscuro dell'intera vicenda. Non è ancora chiaro come gli impersonatori siano riusciti a introdursi nell'edificio senza destare sospetti. Qualche dettaglio, forse, lo fornirà Milly Carlucci nel corso della puntata di sabato prossimo. Oppure resteremo con il dubbio, e ce ne faremo una ragione.